Sono venuta a conoscenza di questo progetto Aire Spagnol grazie alla professoressa che ce ne ha parlato a tutta la classe l'anno scorso, che appunto quest'anno c'era l'opportunità di venire appunto qua a Madrid per fare questo progetto, dove al mattino avremmo seguito dei corsi di spagnolo in preparazione all'esame del DELE. E al pomeriggio avremmo avuto l'opportunità di girare per Madrid e conoscere la città. L'esperienza è stata fantastica, abbiamo alloggiato in case famiglia che le abbiamo trovate molto disponibili, molto aperte e soprattutto la scuola era molto efficace, ci ha insegnato molto, ci ha preparato per il DELE. All'inizio un po' dovevamo prendere un po' la confidenza con la famiglia, soprattutto nel parlare, nel capirci un po' con tutti, però durante i giorni abbiamo avuto la possibilità anche di conoscerci, raccontando appunto quello che facevamo durante il giorno, i corsi e le visite che abbiamo fatto. Allora, eravamo in due corsi separati, io e i miei compagni, e il professore era molto bravo, anche simpatico, poi il nostro professore ha studiato filosofia e quindi ogni tanto tirava fuori degli argomenti che ci sono molto piaciuti, anche in Italia studiamo filosofia. Poi ci ha formato bene, era molto preparato e siamo pronti per il DELE, anche grazie a lui. Dopo lezione solitamente usciamo, andiamo a mangiare in giro, per esempio nel Parco del Retiro, e dopodiché andiamo a visitare vari musei come per esempio il Reina Sofia, il Museo del Prado e il Palacio Real. Dopodiché la professoressa ci lascia del tempo libero soprattutto per comunicare con altre gente, conoscere la cultura e ovviamente girare, fare shopping, e girare un po' la città. Le attività che mi sono servite di più sono state probabilmente gli incontri che ho fatto in metro. Abbiamo parlato con molte persone e soprattutto gli incontri con i commercianti quando si andava nei negozietti a parlare. Usavamo lo spagnolo per la prima volta che abbiamo imparato in classe. Perché personalmente credo che la cultura spagnola sia molto bella, interessante da conoscere, e anche la lingua è una lingua, come ho detto prima, che mi ha sempre appassionato sin da piccola. Credo che se è una passione deve essere coltivata sempre e deve essere conosciuta se piace.